Ancora un buongiorno, ben trovati in diretta su Telefriuli a questo appuntamento con A Voi la Linea che apriamo parlando del concorsone per infermieri al quale partecipano in questi 2 giorni 1.500 persone in arrivo da tutta Italia. Si cercano 130 nuove risorse da assumere a tempo pieno. Oggi inizia il concorso più atteso fra tutti quelli banditi, è così? Sì, certo, oggi inizia quello che registra anche la maggiore affluenza per il momento. Infatti sono attesi 1.548 candidati tra oggi e domani. Facciamo 3 sessioni, una al mattino e una al pomeriggio oggi e una al mattino domani. Prova scritta e pratica, al momento stiamo registrando una buona affluenza, però ovviamente stiamo ancora completando le operazioni di afflusso, per cui non abbiamo il dato esatto di ingresso, di accesso. Anche in questo caso la lista, la graduatoria che si formerà sarà utilizzata nei prossimi mesi, anni. Sicuramente perché ovviamente la professionalità infermieristica è tra quelle maggiormente richieste su tutto il territorio regionale e infatti i candidati, qualora qualificati e inseriti in graduatoria, verranno assorbiti. Cioè, adesso noi non sappiamo esattamente quanti ne verranno, ma diciamo che la graduatoria dell'infermiere viene esaurita solitamente in pochissimo tempo. E le ultime volte avevamo 400-500 candidati in graduatoria, li abbiamo fatti fuori in meno di un anno, ecco. Il Covid ha insegnato ancora una volta quanto è importante la figura dell'infermiere. Sicuramente sono tutte figure strategiche in questo momento ed è per questo che noi cerchiamo di far fronte alle procedure concorsuali il più tempestivamente possibile per appunto dare linfa nuova ai nostri servizi, tenendo presente che tanti magari di quelli che anche partecipano ai concorsi per essere stabilizzati, infatti per diventare di ruolo, magari sono già operativi presso alcune nostre strutture con rapporto di lavoro somministrato o con rapporto di lavoro a tempo determinato. Però questo di dargli la stabilità li fidelizza alle nostre strutture e in più ci sono ovviamente risorse nuove. Da dove venite? Veniamo da Terni. C'è tanta attesa, vi siete preparate fino all'ultimo? Sì, ovviamente fino all'ultimo secondo. È un bel viaggio, insomma, aspettavate da tanto questo concorso? Beh, proprio questo nello specifico, no, però comunque proprio i concorsi, sì, l'aspettiamo proprio come il pane. Sapete che c'è bisogno di infermieri un po' in tutta Italia? Ah, sì, tanta richiesta. E siamo in tanti, però attendiamo. Non vi fa paura il Covid, quello che sta succedendo alla sanità? Con le giuste precauzioni, no, no, è un anno ormai che ci combattiamo in prima linea e non mi spaventa, ma con le giuste precauzioni è andato tutto bene fino a mo', per me parlo, quindi. Io ce l'ho avuto purtroppo, quindi bisogna stare ancora tanto attenti, però dai, ce la possiamo fare. Lavora già nella sanità? Sì, in realtà adesso sono già nel pubblico, ormai lo faccio per provare, insomma, giusto per mettermi alla prova, in realtà sono già. La società ha capito l'importanza degli infermieri, forse una volta ancora di più, è vero? Se per società si intende la popolazione, i cittadini sì, invece lo Stato non lo so se effettivamente l'ha capito. Da dove vieni? Da Avellino. Sei partito ieri? Sì, ieri mattina, 8-9 ore di viaggio, 800 km per questo concorso. E sei pronto a trasferirti in casa in Friuli? Sì, senza problemi, anche perché sono zone che mi piacciono, essendo poi anche uno sportivo e un ciclista, sono zone veramente che affascinanti, molto affascinanti. Anche lavorativamente sicuramente ci saranno delle soddisfazioni in questa regione, sicuramente. Speriamo e un in bocca al lupo a tutti quanti noi. Abbiamo sentito prima dal nostro telegiornale come c'è la possibilità che la didattica a distanza diventi totale a partire da lunedì, quindi anche per le scuole elementari. Quali sono però gli effetti della didattica a distanza e sull'apprendimento e sul comportamento dei giovani studenti? L'abbiamo chiesto al presidente dell'Ordine degli Psicologi del Friuli Venezia Giulia. Dopo un anno di pandemia sono numerose le ricerche fatte in Europa e anche fuori dall'Europa. Ricordiamo le ricerche dell'ospedale Gaslini di Genova, ricerche fatte anche in Francia e in Scozia,
riportano quelli che sono gli effetti di questo tipo di didattica nella scuola. Effetti che portano anche parecchi problemi. Uno dei principali problemi riscontrati riguardo all'uso prolungato dei media, degli schermi, riguarda le alterazioni del ritmo sonno-veglia. Infatti i colori forti, la luce violenta, le onde elettromagnetiche alterano molto i cicli circadiani e riattivano l'organismo, per cui assistiamo a bambini che vanno a letto molto tardi, ma lo stesso non riescono a svegliarsi al mattino. La didattica a distanza, dal punto di vista anche neurofisiologico, determina una mancanza di attivazione dei neuroni specchio, i neuroni GPS, senza entrare nello specifico, sono neuroni che in qualche modo sono essenziali per le relazioni interpersonali, e i neuroni GPS sono quelli che collegano il collegamento tra le esperienze che facciamo e i luoghi dove li facciamo. Questo determina il fatto che i bambini passano le giornate ad ascoltare cose che dimenticheranno poi molto, molto in fretta. La parte dell'uso, dello stare davanti ai media, ai computer per molte ore, e danno una riduzione dei punteggi degli apprendimenti nella matematica, portano problemi anche di tipo fisico, con disturbi dell'alimentazione, l'obesità, la sedentarietà, la mancanza di movimento sano, la mancanza di poter fare dello sport. Abbiamo un aumento dell'irritabilità e disturbi comportamentali, questi arrivano anche ai servizi sanitari. Abbiamo un aumento dell'ansia, uno stato di incertezza e di solitudine, e diciamo il tempo di attenzione cala di molto rispetto alla scuola in presenza. Assistiamo addirittura a depressioni infantili, ansia da separazione. E tutto questo in qualche modo ci fa pensare che quella che alcuni stanno definendo come nuova normalità nella didattica assolutamente male si coniuga con il concetto di scuola nella sua importante funzione educativa. Noi auspichiamo che a breve si possa ritornare in presenza con le adeguate misure di sanitarie, misure di distanziamento, misure di prevenzione, affinché i nostri bambini possano continuare il loro processo evolutivo di crescita. E l'aggravarsi della situazione pandemica ha degli influssi anche sui confini fra Italia e Slovenia. C'è l'obbligo di tampone per i transfrontalieri, questo si fa sentire anche in particolar modo nell'Isontino, dove questi sono davvero numerosi, tanto che il sindaco Ziberna chiede una maggiore collaborazione fra le istituzioni slovene e italiane per cercare di mitigare i disagi. Il Friuli Venezia Giulia è arancione, solo che il nostro problema a Gorizia, oltre che ovviamente il rispetto, come in tutta la regione, delle prescrizioni derivanti dal suo essere zona arancione, si complica, si acuisce per la presenza del confine, come se non fosse servita ciò che è accaduto nei mesi scorsi. Nuovamente è venuto meno quel dialogo tra Lubiana e Roma, e all'improvviso, con un atto ministeriale, nuovamente i trasfrontalieri, per poter andare a lavorare al di qua o di là del confine, dovranno essere dotati di un dovranno essere stati prima tamponati, perciò dovranno avere un esito negativo di un accertamento del Covid-19. Non ci si rende forse conto che sono tanti, tantissimi, tantissimi quelli che abitano in Slovenia e che vengono a lavorare a Gorizia o portano i loro figli a studiare a Gorizia, e viceversa, tanti sono i goriziani che vanno a lavorare oltre il confine o si recano oltre il confine per accompagnare i propri figli. Già alcune settimane fa un genitore mi ha detto: "Sindaco, io e mia moglie lavoriamo, a causa dei turni portiamo due giorni io, due giorni lei, i due figli oltre confine. Avremo soltanto due
valichi utilizzabili, uno di serie A, quello Vertoiba, tra virgolette di serie A, che perciò sarà H24, e un altro soltanto dal mattino alle 21, perciò alla sera sarà impossibile transitare de facto il confine. Io chiedo nuovamente che ci sia un maggior colloquio, una maggior intesa tra le capitali, in questo caso tra Roma e Lubiana e Trieste, per fare in modo di, in qualche modo, di venire incontro agli ulteriori disagi che si creano a quella porzione di popolazione che abita il confine. Un anno di pandemia dal punto di vista delle persone con disabilità e poi le reazioni dei cittadini, della gente comune alla storia della pallavolista, della quale abbiamo parlato anche nel nostro telegiornale, questo nella seconda parte. Di a voi la linea, tra poco. Il 10 marzo di un anno fa venivano chiusi i centri diurni per disabili e iniziava, per chi li frequentava, un lockdown stretto, più breve da un certo punto di vista, ma sicuramente più difficile e per chi li frequentava e per le famiglie. Oggi quelle stesse persone sono state vaccinate o sono in procinto a breve di esserlo, così come vengono messi in lista anche coloro che non afferiscono ad alcuna struttura dedicata. Un passo importante, vista anche l'impossibilità di adottare in tutte le situazioni, nelle situazioni più gravi che richiedono assistenza anche fisica, il continuo distanziamento. Ne abbiamo parlato con Giorgio Dannisi, presidente di COPS. È stato un anno molto pesante, noi l'abbiamo vissuto sul campo praticamente ininterrottamente dal 10 di marzo dello scorso anno, quando i centri diurni per le persone con disabilità sono stati chiusi su tutto il territorio nazionale e poi furono date le disposizioni allora col decreto di allora per poter fare interventi a domicilio piuttosto che da remoto e piuttosto che in presenza, però a determinate condizioni, quindi con i relativi protocolli. Noi ci siamo attivati fin da subito con l'attività, noi e anche le altre realtà di COPS, grazie ai social che in qualche modo ci hanno un po' aiutati in questa prima fase. Ci siamo subito preoccupati già allora del fatto che pensare di tenere in lockdown persone con disabilità e anche con particolari situazioni problematiche era un carico veramente poderoso nei confronti anche dei familiari, a volte anche con età avanzate e quindi con problemi anche personali, e quindi abbiamo chiesto e ottenuto, devo dire, in vari incontri che abbiamo fatto in videoconferenza con l'assessore Riccardi di poter consentire l'uscita di queste persone. In primo tempo si era pensato di concedere loro attraverso una vista medica, un certificato medico, ma abbiamo detto non è il caso di intasare, in quel momento era veramente, i problemi erano tanti per tutta la comunità, abbiamo detto queste persone hanno in casa il certificato della legge 104 sulla disabilità, e può bastare questa. Così è stato e quindi c'è stata una boccata di ossigeno da quel momento e poi... E poi le attività sono riprese in sostanza? Le attività sono riprese, diciamo, alcuni dei nostri centri in presenza fin da subito, insomma, abbiamo avuto, potremmo dire, una trentina di casi, però non quasi tutti praticamente asintomatici. Sì, non ci sono stati, insomma, particolari focolai o situazioni gravi. Sono regolarmente rientrate, questo tra novembre e dicembre. Adesso sono momenti un po' che dobbiamo scongiurare. Però ovviamente si guarda anche ai vaccini, in questo senso la situazione qual è? Tutti i nostri ragazzi oggi sono dentro i centri, quindi le realtà come le nostre che sono accreditate presso l'azienda sanitaria sono stati vaccinati, e quindi questo è una cosa, e lo stesso vale anche per gli operatori. È di questi giorni la disposizione che anche i disabili non inseriti in strutture saranno inseriti in una lista, diciamo, prioritaria dopo gli ottantenni.
Ha suscitato molto scalpore la vicenda della pallavolista Lara Lugli, che è rimasta senza stipendio dopo essere rimasta incinta. Militava nella società Volley Pordenone e a Pordenone, tra la gente, siamo andati a sentire appunto che cosa ne pensano di questa storia. Il caso della pallavolista Lara Lugli, tesserata con il Volley Pordenone e dopo essere rimasta incinta, avendo avuto il ben servito, non solo non ha preso lo stipendio, ma anche è stata citata per danni, fa molto discutere. Lei cosa ne pensa? È una cosa un po', voglio dire, un po' strana, un po' come dire, che ti colpisce, perché una ragazza così giovane, professionista, che fa il suo lavoro, comunque pagato poco, è una situazione così, voglio dire, ti colpisce, insomma, ecco. Ecco, da donna soprattutto? Sì, esatto, soprattutto dal punto di vista femminile, ma penso un po' tutti, ecco. Nel 2021... È un problema che riguarda anche il mondo del lavoro alle volte. Il mondo del lavoro in questo periodo di Covid a maggior ragione, voglio dire, la famiglia incide un po' su tutto, no? Quindi sì. È difficile fare figli. L'autonomia, i figli, sì, non abbiamo strutture, asili, supporti, per cui è ancora più difficile. Le donne sono sempre state penalizzate, dovrebbero fare qualcosa di più serio. Per prendere dei provvedimenti, dici? Certo, certo, certo. Cosa pensa del fatto che, insomma, rimasta incinta sia stata anche citata per danni? Appunto per questo che è stata citata per danni. Una quando è incinta, uno se vuole essere mamma, diventare mamma, non vedo il motivo che non possa. Ha fatto bene a denunciare? Ha fatto bene, per me sì, ha fatto bene. Non mi sono nuove queste vicende, in quanto le mamme in generale sono un po'... messe da parte dal punto di vista del mondo del lavoro. Come è successo a me, a causa della gravidanza della bambina ho perso il lavoro, appunto, perché non ero più abile a lavorare. Ho detto che ero rimasta incinta e sono rimasta a casa proprio seduta stante. Lei quanti anni ha, il primo figlio? No, è la seconda bambina e ho 32 anni. Cosa faceva? Una detta mensa. Adesso sono tornata a lavorare, però ogni volta che si fa un colloquio di lavoro la prima cosa che si dice è: ha intenzione di avere altri figli, di avere altre gravidanze. Questo è brutto, però insomma, si spera che la mentalità del mondo del lavoro, insomma, migliori per dare un futuro diverso a tutte le mamme. Ecco. Ecco, ha fatto bene quindi Lara Lugli a denunciare, come sta facendo anche lei in qualche modo? Assolutamente sì, sono d'accordissimo con lei, assolutamente. L'unica mia considerazione è il fatto che purtroppo al giorno d'oggi manca il buon senso e soprattutto purtroppo il lato umano va molto a perdersi al giorno d'oggi, ed è un peccato perché insieme si potrebbe fare la differenza e optare anche per una scelta giusta piuttosto che quella burocratica. E cosa pensa di questa vicenda un po' assurda? Siamo come tutte le cose, quando si fanno i contratti poi non si sa mai bene cosa ci sia sotto e poi si trovano le sorprese, come sempre. E da donna, insomma, il fatto di essere quasi incolpata per essere rimasta incinta? Come in tutte le cose, come anche nella fabbrica o come nell'ospedale. Io mi ricordo che quando sono stata assunta in ospedale hanno fatto il test di gravidanza perché... era previsto il test di gravidanza, quindi ecco, queste sono sempre le solite cose che si ripetono sempre. Anche se passano gli anni dovrebbe cambiare qualcosa. Sì, esatto, anche se passano gli anni, speriamo meglio. Io penso che sia una cosa vergognosa che nel 2021 dobbiamo ancora interagire con persone di questo tipo. È alla faccia della festa della donna e alla faccia della discriminazione oltretutto, perché voglio dire, oggi come oggi è normale rimanere incinta e farsi una famiglia. E questo si è messo anche come contratto, come in questo caso, ancora più grave forse? Assolutamente, assolutamente. È un fatto un po' increscioso, non so spiegarmi il perché, perché lei ha ragione, gli altri hanno tutti ragione, ma non sa, bisogna vedere. Però l'arrivo di un figlio non può essere così, insomma. Quello no, bisogna che la società si metta la mano sulla coscienza e vada avanti e cerchi di capire anche le conseguenze degli altri. E andiamo in chiusura ad Aris di Rivignano, dove è pronto il progetto di recupero della villa padronale Otellio Savornian. Dopo decenni di abbandono, la dimora legata alla vera storia di Giulietta e Romeo si trasformerà in una dimora di charme.
Quello che vedete alle mie spalle è il progetto esecutivo per il recupero della villa padronale di Villa Otelio Savorgnan ad Aris. È un percorso che è iniziato una decina d'anni fa, quando ci siamo entrati in questo comune, e fin da subito abbiamo compreso l'importanza di un luogo che è magico e straordinario, dove si è vissuta gran parte della storia del Friuli. È stato un luogo strategico per i Romani, per la Repubblica di Venezia. Lì nel 1500 ha vissuto Lucina Savorgnan, la vera Giulietta, e lì si trova un compendio di edifici, la Casa del Castaldo, i Magazzini del Sale, la Villa Padronale, che davvero potrà essere il volano per lo sviluppo dell'intero territorio del fiume Stella. E per questo, appena ci siamo insediati, abbiamo cercato di fare il possibile per recuperare questo luogo straordinario. E abbiamo trovato un primo finanziamento da 2,5 milioni, quello con il quale appunto adesso noi iniziamo i lavori per il recupero della villa padronale. E poi contemporaneamente stiamo cercando anche finanziamenti per proseguire in futuro i lavori nella Casa del Gastaldo, per esempio. Già poi negli anni scorsi abbiamo messo in sicurezza i Magazzini del Sale, abbiamo ricostruito le cinte murarie, e quello sarà un luogo cuore del fiume Stella, perché circondato da boschi alluvionali, da prati stabili, da foreste secolari, da sabbie mobili, da piante carnivore. Lì noi pochi anni fa abbiamo piantato 50.000 alberi, decine e decine di nuovi ettari di bosco attraversate da piste ciclabili e pedonali, per far sì che in questo piccolo paese sia tutto sommato sempre più bello vivere. E per oggi è tutto, l'appuntamento con A Voi la Linea torna domani puntuale alle 12:45. Buon pomeriggio.